Buongiorno, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a lunedì mattina, sono le 8 meno qualche minuto. Io pronta per uscire, cioè pronta per uscire, mi devo solo vestire per uscire, che non esco ancora con la sottoveste. Oggi ho deciso di mettere questa per stare in casa perché mi è venuto il flash ieri. Dico, ma aspetta che ho qualcosa di leggero che non mi dia noia. E quindi mi sono messa questa stamattina. I capelli li ho lavati ieri come ogni mattina che devo fare qualcosa. Li ho un po' sistemati, ci ho passato la piastra esattamente come ho fatto nell'ultimo vlog, però oggi sono in festa, quindi oggi non lavorando vorrei evitare di lavarli anche oggi, quindi poi li laverò domani, quindi almeno oggi e domani sicuramente li legherò non appena esco di casa, sicuro, però almeno non li devo rilavare stasera, quindi questa già piccolo passo avanti. Oggi e domani dà un caldo atroce e quindi ora finisco di prepararmi. Devo andare assolutamente a fare un po' di spesa perché ieri sono passata da Lidl, ma ho preso giusto due pomodorini e cosa ho preso di altro? Sapete che non mi ricordo, poca roba e sono venuta poi via, quindi giusto per avere qualcosa da mangiare ieri sera. Quindi finisco di prepararmi e spesa. Svuota la spesa velocissimo, ho preso poche cose perché in realtà, insomma, giusto per questa settimana qualcosa ancora ho in frigo. Allora, parto dall'unico surgelato, c'era un'offerta da Basco a 3,99 queste polpette di pesce di merluzzo della Frosta, sono buonissime. Ogni tanto quando le trovo in offerta le prendo, queste le ho prese perché magari è una cosa che appunto butto in fornetto, spalanco ovunque. E la sera ovviamente e le mangio, si possono volendo fare anche in padella, le preferisco in fornetto e queste con un'insalata, insomma, della verdura a volte van bene. Sempre da Lidl, perché probabilmente quello che ho in frigo lo mangerò oggi a pranzo o comunque questa settimana, quindi quando lo vedo che vado a fare la spesa da Lidl lo prendo. C'era in offerta il petto di pollo, ne ho prese a 1,39 euro, ne ho prese due confezioni perché scade a settembre. E il 2 di settembre, quindi ho detto vabbè, mettiamo a caso che ne mangio anche uno veramente a settimana, uno ogni 10 giorni, ce l'ho. Questo qua, come dicevo, vasa, pomodorini e oppure questo, pomodorini e la piadina. Ho ripreso esattamente come la settimana scorsa la piadina, questa romagnola. Poi ho preso da Lidl 5 zucchine, una melanzana piccolina. Perché da Fede aveva mangiato le melanzane insaporite e quindi mi sono detto, dato che è piccolina questa qua striata, magari me la faccio al fornetto, la insaporisco e può essere un contorno veloce. Solitamente io le mangio grigliate, ma non griglio niente con questo caldo. Un avocado era in offerta, è un pochettino più indietro proprio perché non lo mangerò da qua a breve. Datterino giallo, questo quando lo trovo lo prendo. C'erano in offerta i carciofini, questi qua rustici. Io sono molto noiosa sui sott'olio, sott'aceti, non ne abuso, cioè mangio veramente pochissimo, se non quasi nulla. Questi però sono molto buoni, quindi quando li trovo in offerta li prendo. Poi avevo il coupon con questo, le ho pagate al 55% in meno le nocciole, da aggiungere appunto quando mangio magari il muesli a colazione al mattino. Ho trovato da Basco il mio muesli della Vitalis, questo qua che è buonissimo, e in realtà non è in offerta ma è un prodotto borsellino, quindi ho 1,50 euro avendo la tessera che poi potrò scalare nella spesa nell'ultima settimana di agosto, quindi l'ho preso. Da Lidl ho preso l'orzo, questo l'avevo preso se non erro con la prima confezione che avevo provato con un coupon perché era tra gli omaggi che potevo scegliere, mi è piaciuto quindi l'ho ripreso. Qua dice tempo di cottura 10 minuti ma io lo lascio sempre quei 5 minuti in più. Buono, quindi dato che l'ho finito l'ho preso. Da Basco ho preso queste fette croccanti simil vasa, soltanto che costavano 1,69 euro anziché quasi 3 euro, quindi le ho prese. E cos'altro ho preso? Ah, Lidl, c'era delle conserve della nonna, questa conserva composta di mango e pesca con soli zuccheri della frutta,
e dato che è un gusto un po' diverso dal solito, l'ho preso. Ho preso poi una confezione di insalata d'abasco che mangerò oggi a pranzo e c'erano in offerta queste scaglie di grana padano che io utilizzo tantissimo sia per le paste fredde che per le insalatone. Quindi questa in definitiva è stata la mia spesa di stamattina. Sono tornata in mise casalinga, mi sono messa cremollettine dai lati finché resisto, cioè l'elastico ce l'ho solo al polso. Oggi finalmente inizia l'agenda nuova, è il 29 di luglio, quindi primo giorno dell'agenda, quella che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi vlog. Io l'ho presa su Amazon, nel caso vi rilascio qua sotto il link. E devo appuntarmi un po' di cose, no, ma a parte che in realtà devo proprio ancora iniziare a compilarla in generale, però voglio iniziare, ecco, a scrivermi un po' di cosine. Devo segnarmi anche già degli appuntamenti, delle cose di visite, controlli, eccetera, che non mi leggo, mi dà noia, che ho a settembre, in modo tale da ricordarmene scadenze varie ed eventuali, così almeno è una cosa fatta. E quindi la mia mattinata inizierà così, mi metterò a lavorare un pochettino al computer, così poi pomeriggio vorrei rilassarmi. Devo anche registrarvi il video di mercoledì, ma conto di farlo quello domani. Da notare però che qua la lucina che ho, io non ho solitamente le luci qua, però avendo attaccato dove ho la lampada al ventilatore, qua ho messo l'altra lampada che ho sul comodino in camera da letto, perché le ho tutte e due comodini uguali, è di IKEA. Non so se c'è ancora, facciamo che ci guardo e ve lo dico. E l'ho messa qua, ma l'uso non ci sta neanche male, sapete, anche se non nasce come lampada da scrivania, potrei pensare che in necessità si può pensare di utilizzarla. Allora, ve lo dico subito, tanto anche da IKEA, in realtà avevo visto un paio di cose molto carine, di prodotti novità, solo che non me li dà ancora disponibili a Genova. Sì, esiste ancora, eccola, è lei, si chiama, un codice fiscale praticamente sto nome. La settimana scorsa su Amazon ho preso questo che è un organizer per la macchina, per diciamo il bagagliaio, perché quello che ho attualmente insomma è una cosa molto riciclata e non va bene. Allora, mi piace il fatto che sia bello solido, ha queste parti che ovviamente vi permettono di poterlo rendere rigido. Poi qua anche delle taschine nel caso in cui voi dobbiate inserirci qualcosa, sia da un lato che dall'altro. Non l'ho pagato pochissimo perché l'ho pagato sui 16 euro. Anche davanti a una taschina e ai manici nel caso in cui voi vogliate portarvelo su a casa, perché magari ci avete messo delle cose o se volete chiuderlo vi basta sollevare i due laterali e chiuderlo, quindi nel caso appunto in cui voi dobbiate partire, volete assottigliare, non vi ci stanno le cose nel bagagliaio, potete tranquillamente utilizzarlo. Quindi non l'ho ancora provato in macchina per vedere se ci sta. Ad occhio direi di sì, perché poi credo che siano anche misure standard. E l'ho preso per metterci dentro tutti i sacchetti della spesa e altre cose. Quindi adesso scendo giù e vedo come ci sta. Direi che la differenza rispetto a prima è abissale. Lì c'è il coso per pulire i vetri, secondo voi l'ho mai usato, li ho mai puliti, no, però continuo a tenerlo. Devo portare assolutamente la macchina a lavare perché dentro, anche fuori, in condizioni terribili, però intanto ci sta alla perfezione, quindi secondo me ottimo anche il fatto che si incastri bene, sia capiente perché ci ho messo dentro di tutto. Dal lato ho messo le catene, la bottiglia dell'acqua, quella che uso per riempire il serbatoio dell'acqua per lavare i vetri, la pizzetta in pelle per quando magari ogni tanto di buon cuore mio padre ci dà una lavata lui. Qua ho messo i sacchetti che fondamentalmente utilizzo di più,
quindi Esselunga, quello dei freschi, le borsine più piccoline, le shopper in tela, un ombrellino piccolino da tenere in macchina, e qua ho i sacchi quelli più grandi tipo Ikea, Lidl eccetera. Qua ho il sacco di surgelati di Lidl che forse vi avevo fatto vedere qualche tempo fa, e qua dietro ho messo il detergente, quello per i vetri che uso a volte per pulire la parte interna dei vetri, il suo panno in microfibra, e lì sotto c'è un altro affare che serve, che va tenuto in macchina, forse credo per la batteria che tengo lì sotto. Quindi sono molto soddisfatta perché credo che ci stia davvero bene. Ovviamente spazio ce n'è, ecco, per mettere le borse della spesa senza alcun tipo di problema, quindi acquisto super azzeccato. Ne ho anche approfittato per sistemare bene i sacchettini, quelli che invece tengo a casa, quindi che magari mi metto in borsa o se devo portarmi cose in giro, quindi quelli un pochettino più piccolini. Ne ho tenuto solo uno un pochino più grande, che è questo qua dell'Inns, perché a volte magari capita che ho delle cose da dare ai miei che sono un po' ingombranti. Vabbè, quindi diciamo queste sono le classiche borsettine, quelle riutilizzabili, un pochettino più piccole. Qua c'è questa in tessuto di acqua e sapone, qua appunto ho altre tele tipo così, e qua ho dei sacchettini piccolini di carta che magari possono essermi utili se devo mettere delle piccole cose. Quindi qua bene o male mi rimane sempre abbastanza ordinato. Magari a volte capita che se faccio dello shopping o altro, dei sacchetti tipo di carta un po' grossi li tengo per farci la differenziata della carta. E ne ho anche approfittato per sistemare tutte le shopper, quelle di tela. Queste 4 sono quelle un pochettino, diciamo queste 4 fondamentalmente sono quelle un pochettino più carine per uscire, sfiziose. Queste le utilizzo per portarmi magari la roba pulita a lavoro quando ne ho poca, questa teoricamente anche. Qua ne ho due un pochettino più capienti, questa di Piumé e questa qua di Ikea. Questa qua era un'edizione limitata che avevano fatto un paio di anni fa, e quindi qua tengo tutte le shopper, quelle che posso appunto poi lavare in lavatrice e metterci dentro cose da portarmi in giro, oppure la roba pulita da portarmi a lavoro. Sto anche fin pensando mercoledì di farvi un'altra sorpresa, farvi uscire un altro vlog, perché in realtà volevo registrarvi, allora mercoledì è 31 perché oggi è lunedì 29, ok? È lunedì 29 e quindi il 31 cade di mercoledì, però da un lato, facendo solo un video a settimana, mi piacerebbe farvi un vlog bello lungo la domenica, quindi registrarvi tante clip magari un po' tutti i giorni e magari arrivare anche sulla quarantina di minuti. Quindi no, se io vi pubblicassi due vlog questa settimana, questa cosa perderebbe un po' di senso, perché in realtà, cioè, io ero partita con la cosa di dire vabbè, mercoledì, l'ultimo giorno di luglio, pubblico il video sulle letture con le quali sono andata molto lenta questo mese. Ho terminato Ovunque tu sia e ho iniziato un libro che faceva parte della TBR. Volevo leggere Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, però alla fine ho detto fammi tornare un po' da Dicker, che almeno vado un attimino su una comfort zone. Il problema è che ieri non ho letto quasi nulla, l'altro ieri qualcosina ho iniziato a leggere, ma sono proprio gli inizi, quindi che poi con Dicker in realtà capace che uno legge mezzo libro in una sera, cioè tipo mi capita, e quindi dipende tutto se io riesco a leggere tra oggi e domani qualcosina da dire. Mercoledì vi pubblico il video con la recensione del libro, se no il video delle letture slitta a la settimana prossima, quindi a mercoledì 7. Aspettate, ve lo dico subito, ma dovrebbe essere il 7 agosto, sì, mercoledì 7 agosto, che da un lato siamo già a il 7 di agosto, però non lo so, vediamo un po'. O farvi la recensione solo degli ultimi libri, degli unici 4 libri letti finora,
Vediamo, mi prendo ancora, tanto già editato, mi prendo già un po' di tempo, devo solo registrarvi la recensione del libro, questo qua, che ho finito ieri, ora la farò probabilmente dopo pranzo, e vedo se andare online solo con quei quattro libri, perché in realtà appunto, cioè ne ho letti sì qua, quattro pieni, sono all'inizio del quinto, comunque. A parte questo, mi sposto in cucina perché è arrivata l'ora del pranzo. Dato che per me oggi è una giornata totalmente casalinga, poi vorrei mettermi un po' a leggere, volevo vedere se mi viene qualche idea per sistemare queste cose che ho qua dentro. Ovviamente questo è il cassetto delle cose, questo che ho comprato e non so dove mettere, questo qua in realtà mi era stato omaggiato da IKEA. Allora, questo l'avevo preso, se non erro, un paio di anni fa. Durante i saldi, perché mi piaceva tantissimo l'idea di poterlo mettere o all'ingresso, ma non so cosa mi sia passato nell'anticamera del cervello, perché all'ingresso non è che mi sia molto utile, cioè, quindi in sala tutt'al più vedere un pochettino eventualmente dove poterlo mettere, perché questo chiaramente nasce per essere messo appeso, però volendo anche appoggiato da qualche parte. Spoiler, sulla scrivania non mi piace perché l'avevo già provato lì i primi tempi e non mi piace, quindi devo farmi venire un'idea per questo, magari non subito in questo video. Mentre questo qui è una mensolina che avevo preso da anni anni fa da Tiger, una ce l'ho in bagno, questa qua anche mi piacerebbe metterla in bagno, il punto è che non voglio forare, quindi non lo so, la teniamo ancora lì e ci ragionerò un po' su, a parte che cioè, i miei capelli sono ovunque, ne approfitto per dare anche una passata qua dentro. Questo in realtà l'ho preso come tipo portaspugna, cioè nasce proprio per metterci la spugna, vedete, ha lo spessore adatto, devo però poi quando do una sistemata al sottolavello finire di sistemare eccetera. Mentre questo set qua, che è lui di IKEA, questo qua mi era stato omaggiato diversi mesi fa ed è quello appunto composto da i... I due barattoli, infatti questo qua è vetro, fatti di questa dimensione, questi più piccolini sono due che messi ovviamente impilati ad altezza tutti e tre vicino, sono tutti e tre uguali e ovviamente hanno anche il loro vassoietto perché teoricamente voi potete metterli tipo su un piano messi così. Allora, nascono prettamente per il bagno, con la stessa idea e funzione che ho io esattamente con dei barattoli simili che però avevo preso da Tiger. Ed infatti io ho quelli di Tiger che sono uno un pochettino più piccolino per i cotton fioc e uno un pochettino più grande, ma sviluppato in altezza perché poi il diametro è lo stesso per i dischetti di cotone che tengo a casa, anche se non è una cosa che uso per struccarmi perché appunto solitamente faccio doppia detersione, quindi questi qua li uso per l'applicazione magari di luce liquida, se acqua ossigenata, cose così, se devo andare a pulire un po' magari alcune zone, vabbè, niente, quindi in generale questi qua io li ho già, cioè nel senso hanno quelli che vi ho mostrato nella mia testa la stessa funzione per quanto riguarda il bagno di questo. L'idea che mi è venuta non è tanto per questi due, ma per
questi due più piccolini. Quindi li prendiamo e li portiamo in sala. Una cosa che ho pensato io è di utilizzarli all'interno della cassettiera della scrivania per andare a metterci dentro tutte queste scatoline delle graffette, quelle per la pinzatrice, metterci proprio queste graffette che io avevo all'interno di questa scatolina, che era tipo, avete presente quei mini kit portatili? Forse lo vendevano da Tiger anni fa. Vabbè, io dentro ci ho messo tutte le mie graffettine colorate, e questa ovviamente tenerla per metterci magari tipo la gomma, quelle piccole cose di cancelleria, tipo il temperino. Poi non è che io abbia chissà quanta roba, quindi metterci questo, cioè, quindi graffette, metterle all'interno uno di questi e nell'altro metterci tipo gli elastici, e togliere sta scatolina veramente brutta, o anche questo qua, che qua non so cosa c'entri, in modo tale da togliere questa qua brutta e metterli qua. Non lo so, vediamo un pochettino. In realtà non c'è molto decluttering da fare, nel senso che qua sotto gli evidenziatori sì, c'è un po' di magari da darci una spirata, una pulita. Questo qua nasce come porta posate per le cucine IKEA e ci sta alla perfezione all'interno del cassetto. Se dopo c'è scritto come si chiama, magari ve lo scrivo qua sotto. E le penne ho tenuto tutte quelle che effettivamente uso, di colorate, e gli demo qua, quindi qua non c'è nessun tipo di decluttering da fare, quindi direi che svuoto tutto e vediamo di utilizzarli. E reinserito dentro, sono riuscita a pulirlo anche molto molto bene. Qui sopra c'è tutta la roba e direi che adesso andiamo a mettere all'interno già le cose che comunque ritorneranno ai loro posti originari e poi ci occupiamo di loro. Sono molto soddisfatta, come già vi dicevo era organizzato, quindi semplicemente abbiamo tolto quelle un po' di scatole di plastica, quindi qua ho le graffette che in realtà sono quelle che utilizzo di più, qua abbiamo gli elastici e qua ho messo la scatolina con dentro tutte le varie graffettine per la pinzatrice, che qua qualcosa sicuramente forse di altre dimensioni però tengo, che non si sa mai. Quindi è messo tutto lì dentro e ci sta tutto alla perfezione. Quindi questi piccolini li ho messi qua. Volendo sono anche carini se avete tipo elastici, mollettine, forcine, ma io queste cose qua non ne uso per i capelli, quindi non avrebbe avuto senso per me, ecco, tenerli in bagno con quelle cose lì. Quindi io ho trovato un uso alternativo e quindi niente. Qua sono molto soddisfatta.
Buongiorno con i panciocchi sotto la faccia. Oggi sono gonfia come una palla. Sto facendo quelli di Garnier alla vitamina C, dopo ve li faccio vedere. Nel frattempo faccio colazione. Mi sono appena fatta la doccia, devo ancora sistemare, come si può notare, i capelli, non sono truccata, quindi piano piano mi rimetto un attimo in sesto. Però ora di colazione, cereali, quelli che vi ho fatto vedere l'altro giorno, questi sono quelli col cioccolato della Crusli. È un po' dolce il cioccolato a mio gusto, però appunto li finirò. Vado ad aggiungere un paio di nocciole che ho preso ieri da Lidl e qualche noce pecan, giusto per dare anche la nota di frutta secca. E questo mercoledì lo iniziamo così, in realtà non è l'una e 04. Mezzogiorno e 10, però lì l'orario è sbagliato. In casa attualmente ho 30,1 gradi. Li ho raggiunti ieri dopo giorni felici dove viaggiavo tra i 27 e i 28, ma fuori ci sono 37 gradi, questa è l'attuale. Oltretutto, la sera ieri dava 30 gradi costante fino alle 2 di notte e percepiti 35. Quindi anche ieri sera proprio mi sono rifiutata di aprire per far girare l'aria. L'ho fatto stamattina alle 6, dalle 5 e mezza alle 7 più o meno, e però c'erano comunque 27 gradi, non c'era aria fresca. Quindi la situazione è questa. Siamo direttamente a venerdì mattina. Ieri ho saltato a piè pari la registrazione di video perché non ho dormito praticamente tutta la notte. Uno, vabbè, ho finito di lavorare tardi al lavoro. Stavano facendo dei lavori su strada, c'era un caldo allucinante, quindi tra rumori, caldo, non ho chiuso occhio, ho dormito tipo un'ora e mezza, quindi ho frullato la giornata di ieri in una maniera terribile. Sono arrivata a casa, ho fatto giusto doccia, capelli, cenato, 8:30 dormivo, quindi nulla, sono riposata sufficientemente, devo dirvi la verità. Ora mi faccio un altro caffè prima di uscire, sono già pronta. Stamattina vado a fare un passo veste lunga, devo fare altre commissioni e poi inizia la routine lavorativa. Volevo farvi vedere però il vestito di Nuna Lai indossato, quello che vi ho fatto vedere nello scorso vlog. Ed eccolo qua, questo chemisier carinissimo. Ha la sua cinturina da mettere in vita, che io stamattina non metterò perché fa caldo e devo andare a fare la spesa, quindi va bene così. Vedete, a me arriva alla caviglia, considerate che io sono una nana, quindi è anche bello trovare dei vestiti che io ogni tanto non devo accorciare. E nulla, molto molto carino, molto fresco, è cotone, quindi sono molto contenta di averlo preso. Metto la mia borsettina, il mio occhialino da sole e si va. Ritornata alla base, ho fatto anche un passo dal cinese. Ho preso delle zanzariere. Questa l'ho presa per sostituire quella che ho in camera da letto perché ha come si chiama? Il velcro che è poco spesso e praticamente si scolla. Quindi ho preso questa qua, dato che l'ho messa ieri in come si chiama, in sala, e mi dà l'idea che abbia insomma una buona resa. L'ho presa anche per il bagno, quindi questa qua ora me la monterò. E infine ho preso questa, che invece è più una tenda zanzariera da mettere in cucina. 4,90 questa qua, agli anelli, dato che fuori appunto ho la possibilità di mettere con gli anellini. Mi è anche onestamente più comoda perché appunto sul balcone faccio spesso avanti e indietro stendendo eccetera, quindi mi sembrava la soluzione ideale. Quindi questa qua la metterò poi nei prossimi giorni perché ho bisogno di mio papà. Queste qua me le metto io. Ora questa la metterò la prima giornata in cui magari o la prima sera che c'è un pochettino più di fresco, non adesso. Questa qua posso farla adesso, tanto comunque ci metto poco. Andiamo direttamente a sabato sera. Io sono sul divano spaparanzata con il PC che sto finendo di editarvi questo video. Mi mancava la parte dei saluti finali. Aprire la finestra è impensabile perché fuori ci sono 32 gradi, quindi si sta meglio con tutto chiuso. Io spero di esservi stata di compagnia. Ci vediamo mercoledì pomeriggio con un nuovo video.
Ciao!